Ciao a tutti, bentornati. Sono tornata anche questa volta dopo diverso tempo. Le infinite volte in cui ho detto spero di tornare presto, spero. Mi ha portato una sfiga incredibile, quindi insomma, vabbè, la vita purtroppo è così. Sapete benissimo che negli ultimi 2 anni sono stata molto assente o comunque poco costante. Ci sono stati periodi di mesi dove io non ci sono stata, non ho fatto video, non ho girato video. Purtroppo la mia vita, insomma, ha avuto dei problemi, delle difficoltà enormi. Questo periodo dovrebbe essere finito, nel senso che, insomma, è così, ecco, quindi dovrei essere, spero di essere più costante, anche perché voglio dedicarmi un po' a me, voglio dedicarmi un po' ai miei hobby, cosa che non facevo da tempo, non mi prendevo cura di me da tanto tempo, e quindi spero adesso, insomma, di riuscire a dedicarmi a me, anche perché è una grande distrazione per me, è una passione, quindi spero di riuscire a farlo con costanza. Voglio farlo con costanza, non vi faccio promesse perché poi succedono cose improvvise dove noi non siamo padroni di nulla, e quindi me lo auguro. La location è cambiata, in realtà io sono in un'altra stanza della mia casa. Ho preso anche una strumentazione migliore, ho preso la ring light, ho preso il microfono, quindi le luci sono migliorate, spero, poi non so, questo è il mio primo video con tutta la strumentazione nuova, poi vedremo. Ho preso il microfono, quindi anche l'audio dovrebbe essere migliore, spero. Questa stanza è un po' più grande della mia, perché la mia è veramente piccola, questa qui invece è un po' più grande, quindi penso che i video d'ora in poi li farò tutti qui. Spero, insomma, poi vedremo con il passare del tempo come andrà. Ho visto che da tanto che non faccio video determinati, ho accumulato un po' di cose negli ultimi periodi, anche se molte cose mi sono resa conto che le ho buttate, però quello che ho trovato nella busta è questo. Vi volevo parlare appunto determinati degli ultimi mesi. Ho diversi prodotti della Jouer. Come vedete, mi sono un attimino appassionata a questo brand, perché trovo sia un brand molto buono. Tra le cose che mi sono piaciute molto, infatti, sono l'acqua micellare, che l'ho trovata molto molto valida. Io alterno, diciamo, di solito compro la Bioderma o la Garnier, però questa qui mi è piaciuta un sacco, infatti è molto molto buona, perché mi piace, perché è molto delicata, quindi la trovo un'ottima acqua micellare, ma nonostante sia delicata, soprattutto il mascara lo strucca molto molto bene, quindi questa acqua micellare è molto valida. Altrettanto valido, che tra l'altro ce l'ho, l'ho ricomprato, è il gel detergente, il mio attuale gel detergente che utilizzo appunto per lavarmi il viso, ed è questo qui, lo adoro. Sapete che Jouer è un'azienda coreana, è l'azienda coreana naturale di Dirac, ed è molto molto buono questo gel detergente, perché è molto leggero, ma mi rinfresca la pelle, mi sento la pelle davvero pulita, quindi trovo sia molto 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 valido. Altro prodotto di Jouer che ho terminato è l'acqua idratante dopo trucco, pre-trucco, soprattutto da viaggio l'ho utilizzata. Mi è piaciuta molto. In realtà io delle acque termali, delle acque fissanti, o meglio, queste qui da farmacia, penso siano più delle acque che vanno a rinfrescare un po' il viso, almeno a me danno quella sensazione di sentirmi il viso rinfrescato, alleviato un po', soprattutto d'estate. Io questo spray me lo passavo sul viso, oltre all'odore che è molto molto buono, sa non di rose, di piante, forse orchidea, non voglio dirvi cavolate, ed è molto molto piacevole, ecco. Altre cose terminate, varie maschere, infatti ho ritrovato solo questa qui, ma in realtà anche le altre le ho terminate, però vabbè. Queste qui di Tony Moly, che trovo siano molto valide, ne ho provate tante di queste maschere. Questa qui è all'alga, e ricordo che questa qui mi è piaciuta perché dà quella sensazione di freschezza, molto molto fresca, vabbè, queste di Tolimoni, oltre ad essere molto belle, le trovo molto buone, molto valide. Poi ci sono tantissime fragranze, tantissime tipologie per tantissimi tipi di pelle, le trovate da Sephora, buone, molto buone. Io poi sapete che adoro le maschere in tessuto.
Poi ho terminato, questo qui ve l'ho già fatto vedere ed è un siero di La Reine. Questo qui è un siero anti, insomma, che va a ridurre i pori dilatati. Sì, devo dire che i primi tempi che l'ho utilizzato ho trovato davvero che i pori dilatati fossero più ridotti, soprattutto all'inizio vedevo questo impatto che era visivo ai miei occhi. È un siero diverso dagli altri, nel senso che è più cremoso piuttosto che molto gelatinoso, infatti è proprio con la pompetta, non ha il contagocce. Io sono abituata a utilizzare il siero a contagocce, o comunque poche volte l'ho utilizzato a pompetta, ne ho un altro qui, però tendenzialmente utilizzo quelli. Questo mi è piaciuto. L'unica cosa che ho da dire su questo siero, secondo me l'ho trovato poco idratante, forse perché avendo questo effetto di andare a restringere i pori, di conseguenza penso sia anche poco idratante, però poi con la crema idratante successiva è relativo, insomma, però ho notato questa cosa rispetto agli altri sieri, forse anche perché essendo in crema e non olioso mi dava anche quella sensazione, almeno quella percezione che ho avuto io. Parlando sempre di sieri, un altro siero terminato è questo qui di Lerac. Penso di avermene già parlato in una skincare, in un video aggiornamento skincare, ed è questo qui di Lerac che ho trovato molto molto buono. Oltre ad avere, come vi dicevo prima, quella pompetta che preferisco col contagocce, oltre ad avere una profumazione molto molto buona, l'ho trovato tanto tanto idratante. L'azione principale è quella di ossigenare la pelle, quindi fa sicuramente bene e dà un po' più di vitalità alla pelle, e mi è piaciuto tanto, e anche, diciamo, dovrebbe avere anche un effetto rimpolpante. Altro siero che mi è piaciuto un sacco è questo siero in mini taglia di Olenriksen, che è un, non so mai pronunciarlo questo brand, che ho preso da Sephora in mini taglia perché ero molto molto curiosa di questo brand in generale, che fa molti prodotti per la skincare, pare sia di alta qualità. È il Truth Serum ed è il siero al collagene e vitamina C, quindi dovrebbe essere un antietà, un antirughe, buono anche per la carnagione della pelle, o meglio per ridonare un buon colorito alla pelle. Ha un odore forte perché sa proprio di vitamina C. Mi è piaciuto perché ho almeno la sensazione che avevo, oltre di freschezza esagerata, allo stesso tempo quel pizzichio, che secondo me, io ho l'impressione che quando un prodotto mi crea quella sensazione di pizzichio, di bruciore, penso che sia facendo effetto, sia appunto agendo, quindi per me quella cosa è una cosa positiva e avevo quella sensazione lì. Quindi all'interno ha collagene, vitamina C e appunto le funzioni sono appunto quelle di donare un colorito più sano, più bello al viso, e appunto di andare a ridurre un po' quelle brughette che si vengono a creare. Mi è piaciuto, ecco, devo dire che mi è piaciuto. Vorrei provare quello nella versione azzurra, che non ricordo il nome, però sono curiosa di provarlo, anche perché quello lì mi sembra anche molto molto valido come siero. Altri prodotti terminati, sempre in mini taglia di Clinique, ho provato il Moisture Surge di questa linea qui di Clinique, che è uscita quest'anno. Mi è piaciuto tantissimo perché soprattutto la sera lo applicavo io, perché è molto molto idratante, mi piace, oltre a bella profumazione che è buonissima, è fantastica, è molto, ma quella crema molto gelatinosa, no? Molto consistente. Questa cosa mi piace perché si stende molto molto bene, sento che la pelle si risucchiava completamente il prodotto, e questa è una cosa che mi piace, e idrata davvero tantissimo, infatti promette di idratare per almeno 72 ore. Io ho preso la mini taglia perché ero fuori, sono stata fuori per un periodo più o meno lungo, appunto ho comprato questo qui con il siero proprio perché viaggiando avevo paura che in aereo poi se avessi comprato le versioni grandi me le avrebbero fatte lasciare. Quindi ho preso queste mini taglie. Questa crema mi è piaciuta un sacco, infatti voglio provare delle altre creme, ho in mente delle creme da comprare, però questa qui, se mi dovesse ricapitare, la comprerei in versione full size, soprattutto la sera, come crema super idratante, perché l'ho trovata molto molto valida. Altre cose terminate, ho terminato
il correttore di Smashbox, ne ho ricomprato un altro. Sapete che mi piace un sacco perché mi piace perché copre tantissimo e non va nelle pieghe. Per me in un correttore la cosa più importante è che non vada nelle pieghe. Può anche coprire un po' meno, ma il fatto che vada nelle pieghe è terribile. Quindi io preferisco che magari copra un po' meno, ma almeno che non mi faccia quell'effetto vecchia sotto gli occhi. E questo correttore mi piace tantissimo, infatti l'ho appunto ricomprato. La mia è la colorazione Light Neutral, è molto 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 valido, ve lo straconsiglio, al pari di MAC. Io ho provato tanti correttori di MAC, questo qui è molto molto buono. Parlando sempre di correttori, un altro che mi è piaciuto tanto è questo di Clarins, tra l'altro sono scomparse tutte le scritte. Comunque, un altro correttore che mi è piaciuto tanto, ho odiato soltanto la pompetta di erogazione, perché andando anche a pigiare leggermente mi usciva praticamente tutto il correttore, molto prodotto è stato sprecato secondo me, quindi una pecca all'erogazione, all'erogatore di questo correttore, anche se mi piaceva tanto. Rispetto tra i due preferisco questo di Smashbox, però anche se questo di Smashbox è un po' più, secondo me, pesantino rispetto a quello di Clarins, però quello di Clarins è altrettanto buono e molto coprente. Ho terminato anche l'eyeliner di Nabla e ho comprato poi quello di Fenty Beauty, praticamente il stesso concetto, penna, praticamente è stato copiato, non so chi ha copiato chi, forse è più probabile Nabla, però non lo so, non è detto. Terminato e ho conquistato appunto quello di Fenty perché volevo provarlo. Sapete che mi è piaciuto tantissimo perché questo eyeliner, a differenza dei classici eyeliner in feltro, questo qui è con le setole, credo che sia questa la differenza, e per questo ho notato che il colore era sempre nero, le setole non si sono rovinate, quindi l'effetto è sempre stato quello, a parte alla fine che praticamente era terminato il prodotto, però non ho mai avuto quella sensazione dopo qualche tempo, dopo qualche mese, che il colore fosse meno pieno, che scrivesse peggio, che la linea fosse più grossa, no, sempre uguale. E mi è piaciuto un sacco, infatti ve lo straconsiglio questo eyeliner di Nabla. A parte l'applicazione è semplicissima, 2 secondi davvero, infatti prima io ero abituata ad utilizzare l'eyeliner, sapete, se mi seguivate anche prima, che utilizzavo l'eyeliner nel pottino con il pennellino. Da quando ho scoperto questa tipologia, ma soprattutto di Nabla, non tutti gli eyeliner in penna, perché altri eyeliner in penna li ho provati e non mi ci sono trovata molto bene. Questo qui, forse per la particolarità del pennellino in setole, è davvero molto molto valido. Stessa cosa infatti vale per il Fenty Beauty che sto utilizzando adesso, e che praticamente anche il packaging è praticamente molto simile e sono molto validi. Ho terminato anche, però questo l'ho terminato un po' di mesi fa, di La Roche-Posay l'Effaclar Duo crema anti imperfezioni. Questa qui io ve la consiglio soprattutto se avete delle un periodo un po' stressato, quindi brufoletti ma anche delle bollicine, non per forza se siete soffrite di acne, non necessariamente, però anche se c'è quel periodo un particolare di stress, che ne so, mangiate male, mangiate un po' così e vengono fuori brufoletti anche sotto pelle, questa crema è molto molto valida. La Roche-Posay io adoro come brand, ho provato tante creme, voglio anche provare il fondotinta, mi incuriosisce un sacco, infatti lo proverò, però questa crema ve la consiglio. L'unica pecca che ho l'impressione che finisca subito, non so perché, forse questo tubettino mi dà quell'impressione, ma è un'impressione mia, ma non è così. Però queste creme Effaclar Duo più, io ho provato anche l'Effaclar normale, sono molto molto valide, soprattutto nei periodi di stress, provatele. Io soprattutto in quei periodi vado a finire sempre ad acquistare lei. Che altro mi è rimasto? Vabbè, poi ho terminato anche questo correttore, l'avevo terminato da tempo, infatti non so perché questo di Diego della Palma, però ho terminato anche a diverso tempo fa questa base BB cream fondotinta, che non si è mai capito che cos'è, di Make Up For Ever, l'Ultra HD, però è una BB cream, non è il fondotinta. Allora, questa l'ho utilizzata l'estate, quando ero più abbronzata, infatti il colore è abbastanza scuro rispetto al mio colore, proprio perché non volevo un fondotinta pesante, volevo provare un effetto comunque levigante ma leggero. Questo prodotto l'ho trovato molto molto valido, perché ha una consistenza, almeno alla percezione, molto acquosa,
ma allo stesso tempo molto coprente, quindi con una finitura molto molto sottile. Questa cosa mi è piaciuta di questo prodotto, infatti l'ho terminato, l'ho utilizzato poi anche successivamente miscelandolo con dei prodotti un po' più chiari, di fondotinta un po' più chiari, proprio perché dovevo terminarlo, anche perché il PAO di 12 mesi l'avrei dovuto finire poi l'estate successiva, volevo terminarlo dopo e l'ho terminato e devo dire che mi è piaciuto. Io ho provato lo 07 proprio perché ero un po' più abbronzata e mi è piaciuto tantissimo. Se non volete, se d'estate soprattutto non amate prodotti troppo pesanti, troppo pieni o troppo pastosi, questo qui di Make Up For Ever è l'Ultra HD Perfector Fluid Perfector. Non è un fondotinta, è una via di mezzo tra BB cream e fondotinta, è una crema colorata probabilmente, ecco, è molto molto valida. Questo è tutto, sono tutti i miei prodotti, io non vi dico più niente, non vi dico tornerò presto, lo voglio con tutto il mio cuore, dovrei farcela questa volta. Ho tante idee in mente, se avete voi qualche cosa da consigliarmi, se vi piacerebbe vedere una determinata tipologia di video, se volete che faccia delle cose, se vi interessa sapere di un prodotto in particolare, una recensione, non so, ditemi voi. Io vi ho sempre detto, cerchiamo di interagire un po' di più, perché è importante, perché a volte magari secondo me un video vi può essere utile per voi, magari per voi non lo è affatto, quindi che ne so, datemi anche voi degli spunti. Ribadisco, spero di vedervi presto, vi mando un bacio, ciao!